Uno spazio che racconta delle eccellenze, che non saranno soltanto le eccellenze dei sapori toscani, fiorentini, ma saranno eccellenze anche dell'arte, della cultura. Sì, questo è uno spazio che abbiamo voluto fortemente come comune insieme al consorzio del Mercato Centrale. Ringrazio il presidente Massimo Manetti per il grande lavoro che sta facendo con noi. È uno spazio che vuole promuovere il mercato come un luogo vivo della città. Questo è importantissimo perché i mercati sono e devono essere questo. Il Mercato Centrale è un grande luogo della tradizione fiorentina, toscana e italiana e dobbiamo promuoverlo come tale, deve essere un luogo più vissuto, più frequentato, più visto. Stiamo andando bene, la città ha dei numeri che sono tutti in crescita, a Firenze ci sarà, a Natale ci sarà un'ulteriore crescita del 2,8% delle presenze all'interno di un anno che è stato straordinario. Ecco, il Mercato Centrale deve essere una tappa fissa per i turisti e per i fiorentini. Che cos'è questo spazio? È uno spazio, era uno spazio vuoto che l'amministrazione ci ha concesso credendo anche loro a questo progetto, dove faremo promozione e valorizzeremo il mercato con eventi, mostre, esposizioni, collaborando con le eccellenze della città di Firenze. Una iniziativa molto bella che ha un valore ed è il motivo per cui sono qua, anche per la sanità, sotto l'aspetto della diffusione della qualità del cibo. Avere uno spazio dove si fa anche educazione alimentare, dove si diffondono anche le qualità e i valori della nostra cucina, serve sicuramente anche a fare prevenzione e a fare un lavoro di conoscenza che incide da una forte conseguenza anche sulle politiche della salute. Allora, noi siamo, diciamo così, in uno spazio dove troveremo sicuramente tutte quelle che sono le eccellenze dei prodotti alimentari, ma non solo, perché? Sì, ma non solo, perché abbiamo chiuso ad esempio ora una collaborazione con il liceo artistico di Porta Romana, con il quale collaboreremo non solo per l'evento, perché qui ci hanno aiutato nell'allestimento dello spazio e creando della gadgetteria, ma appunto per dare un valore all'eccellenza che, come può essere l'istituto di Porta Romana con la loro storia, la loro tradizione, che è proprio paritario all'importanza del mercato.